Bentornati in un nuovo video di RPG Maker MV, qui con il vostro Shido Lionheart. Oggi vedremo come creare una bellissima magia proveniente dal mondo di Final Fantasy e anche da Kingdom Hearts. La magia in questione è la magia Antima. Che cos'è la magia Antima? È una magia che permette di rimuovere all'avversario un danno fisso di punti vita. Allora, vediamo un po' come si fa. Innanzitutto dobbiamo creare la nostra skill, quindi andiamo sul nostro database e cambiamo il massimo, dipende dal nostro massimo, insomma, nel mio caso è un tutorial, quindi creo la 11ª skill e la chiamo Antima. Allora, prima di tutto dobbiamo decidere cosa può fare questa skill. Io direi di fare una cosa del genere, cioè di dimezzare, quindi questa skill dimezza gli HP dell'avversario. Ok, possiamo dargli una bellissima icona, direi questa, mi piace, e ovviamente danno degli HP. Come elemento io consiglio di creare un nuovo elemento proprio adatto per le skill di Antima. Io di solito lo chiamo elemento massa. Ok, diamogli l'elemento massa. Questo perché? Perché noi andremo ad aggiungere nella descrizione non funziona con i boss. Quindi cosa possiamo fare per fare in modo che questo tipo di skill non funzioni con i boss? Semplicemente quando andremo a creare il nostro nemico, andiamo sui traits del nemico. Io ho creato questo fuoco maligno che facciamo finta sia un boss, e diciamo che l'elemento massa ha un rate del 0%. Questo permetterà di fare danni zero quando il nemico verrà colpito da quell'elemento e quindi sarà immune all'elemento massa. Tramite questo piccolo accorgimento i boss saranno immuni alla skill Antima, come è giusto che sia. Ricordatevi una cosa molto importante, di mettere la variance allo 0%, così che il danno sarà fisso e non cambierà mai, e anche il critico deve essere disattivato. La formula è B per HP diviso 2, quindi il danno sarà la metà degli HP dell'avversario. Facciamo che l'utilizzo è di un nemico soltanto all'interno della battaglia, un attacco di tipo magico, e l'animazione l'andiamo a scegliere tra le varie presenti qui. Ad esempio c'è l'animazione buio per uno, che può andare bene. Quindi animazione buio per uno. Ok, facciamo applica. Ovviamente andiamo nella classe dell'eroe o del mago, perché no, del mago, e aggiungiamo l'abilità. Diciamo che il livello 1 possiede l'abilità Antima, ma soltanto per motivi di tutorial. Ovviamente un'abilità che a livello 1 sarebbe un po' troppo o potente. Andiamo direttamente su truppe. Ok. Per fare più in fretta togliamo tutti quanti e lasciamo la nostra marcia a livello 1 con 90 MP, perfetto. Ok, allora utilizziamo la skill Antima. Dovrebbe fare sempre 125 e adesso dovrebbe fare la metà di 125. 63. Ovviamente viene sempre arrotondato per eccesso, quindi la metà di 125 era 62,5, che in questo caso è 63. E adesso se avviamo la battaglia col nostro caro boss fuoco maligno, Antima non avrà effetto perché abbiamo inserito il traits. Come possiamo vedere fa danno zero. Quindi abbiamo creato la nostra skill Antima, abbiamo inserito all'interno della skill Antima la possibilità che non funzioni sui boss mediante l'utilizzo di un traits all'interno dei nemici. E adesso sconfiggiamo il nostro boss. Sconfiggi, l'ho detto. Boom! Ok, abbiamo vinto. E come sempre lasciate un commento per dirmi se avete dei consigli o volete sapere qualcosa su RPG Maker. Io farò di tutto per realizzare il tutorial appropriato. E quindi vi saluto presto e ci vediamo in un nuovo video di RPG Maker MV qui su Shido Lionheart. Ciao!